verso l'una suonano alla porta, apro e vedo Stefano con tre carabinieri. Hanno fatto la perquisizione, non hanno trovato assolutamente niente. L'hanno portato via e gli hanno messo le manette. Signora, sia tranquilla, domani mattina sua figlia a casa. È una storia da dimenticare, è una storia da non raccontare, è una storia un po' complicata, è una storia sbagliata. Tu non sei mai più riuscita a vederlo tuo figlio da quel momento. Torniamo alla notte dell'arresto. Sentiamo un momento quella intercettazione che è importante. Dice che si sente male, c'ha attacchi epilettici e compagnia. Ma perché chiama anche l'ambulante, che mi ha chiamato già fa la chiamata, e per seguire vicende di quello. Vedete l'attimo che fine fa. Magari morisse di mortacci. Lo so. Magari morisse di mortacci sua. Per 9 anni vi hanno raccontato che invece Stefano stava benissimo, era tranquillo proprio. Tranquillo, in caserma ridevano e scherzavano. Per quale motivo tanta cattiveria? Tanto nascondere? Perché? Stefano aveva sbagliato per 20 grammi d'erba, avrebbe pagato. Ma no con la vita. È una storia mica male insabbiata. È una storia sbagliata. Venne un carabiniere a casa e mi dice: signora, purtroppo le devo dire che suo figlio è deceduto. Oh Gesù. E là sono morta insieme a lui. Cioè non è possibile in 6 giorni un ragazzo sano e libero dentro 4 mura dello Stato. Che è successo? Allora, arrivi e lo trovi su un obitorio. Sì, ci hanno detto no, non lo potete vedere dopo l'autopsia. Che cosa? Abbiamo cominciato là, abbiamo puntato i piedi. No, da qui non ci muoviamo. Quando ce l'hanno fatto vedere, praticamente avevano messo tutti i vetri fissi intorno e tutti i poliziotti intorno. E tu cosa hai visto? L'orrore. L'orrore. Una cosa che non si dimentica più. Non era più mio figlio. Era una cosa indescrivibile. Tanto lo sai che è una storia sbagliata. Tanto lo sai.